notizie da Case. Se Vati Dumas si unirà a noi alla torre, siamo a 2 su 2. Io tornerò da Monaco con Neumann. Neumann è un brutale sicario della Stasi e un genio della tecnologia. Era una bella spina nel fianco della CIA. Questo prima di mandare a fanculo la Stasi e passare con la Germania Ovest. Neumann dice di aver chiuso per sempre con la violenza e ormai non gira neanche armato. Tuttavia non è riuscito a resistere alla tentazione di rompere di nuovo i coglioni alla CIA. Presto avrà l'occasione di farlo. Proverà a entrare nella rete di Langley per scoprire dove tengono Russell Adler. Quella Seve non mi convince ancora del tutto, ma ehi, non ci ha uccisi nel sonno. Neumann ha lavorato tutta la notte e abbiamo già qualcosa. Vieni. Ok, Neumann. Vuoi aggiornarci? Per favore. Chiamami Felix. Qui siamo tutti amici. Certo, come no? Russell Adler è nel vostro sito segreto di Washington DC. Quello sotterraneo che è diventato operativo circa 3 anni fa. Sito segreto di DC. Abbiamo anche le piantine. È situato sotto Capitol Station, suppongo ne foste già al corrente. Capisco. Ma include una piccola ala di massima sicurezza. Ed è lì che troverete il vostro premio. Ci serve un piano. Sei con noi? Altrimenti non sarai seduta qui. Può bastarmi. Neumann. Felix. Come entro là dentro? Sto ancora vagliando le vulnerabilità. Bravo. Se ne trovi qualcuna, dimmelo. Case. La Gilda mi accolse quando ero un'orfana per strada in Marocco. Diventò la mia famiglia, mostrandomi quello che avrei potuto essere. Un'arma. Ero felice di proteggerli, di uccidere per loro. Finché un giorno tradirono la mia fiducia. E finì lì. Qualcuno morì a causa mia. Ingiustamente. Non me la sento di aggiungere altro. Conosco tutte le voci che girano ad Avalon. Una riguardava proprio quel gruppo. Suppongo che Pantheon sia in combutta con una delle fazioni, ma non chiedermi quale. Adler pensava fosse proprio la Gilda, ma secondo me non sta in piedi. Chiunque sia, prima o poi salterà fuori. Ok. Ottimo lavoro ad Avalon, Case. Vai a vedere che sta combinando Felix nella sala operativa. Se stai cercando la tua fotocamera, temo tu sia nel posto giusto. Chiedo venia se te lo dico soltanto adesso. Giusto qualche modifica. In primis, l'aggiunta di un microtrasmettitore RF e ovviamente di una batteria più potente. Non durerà in eterno, ma quanto basta per i nostri scopi. Quello è il mio videoregistratore. Oh, questo? Guarda caso contiene proprio il microfono a condensatore che mi serve.
Era in quel mucchio là nell'angolo. Cioè nella mia roba. Perché? Vedi, non intendo sporcarmi le mani durante la nostra trasferta all'estero. Tuttavia, posso, mediante questa fotocamera, fornire un altro paio di occhi e orecchie. No. Non è ancora finita. La mia reputazione mi precede. Ti assicuro che il mio viaggio ha preso numerose, nonché imprevedibili, svolte inaspettate. Sto più che bene senza un'arma in pugno. Sono tutte cazzate. Chi ha nulla da perdere, nulla da proteggere. Oh, tante cose affascinanti. La vostra agenzia conserva montagne di informazioni sugli asset stranieri, come sulla nostra Sevati Dumas. Materiali assai suggestivi. Secondo me lo dici soltanto per darti arie. Non hanno niente su di me. Cosa hai scoperto? Un'altra volta. Ah, sì, sì, anche tu sei parecchio interessante. Non lo sai? Programma omicidi mirati della CIA. Wow! Di sicuro, tu e la signorina Dumas avrete molti simpatici aneddoti da scambiare. Forse ti avevo sottovalutato. Ora, con permesso, devo rimettermi al lavoro. Marshall vuole un accesso a quel sito segreto e non intendo deluderlo. È da un po' che non vado in America. Sarà interessante. Il sito segreto è in una diramazione della rete sotterranea di DC. E in base agli schemi che ho preso in prestito, ha un ingresso proprio sotto Capitol Station. Il sito in cui tengono Adler ha uno scanner retinico. Non avremo accesso. Almeno non più. Ma avremo un'opportunità se saremo veloci. Sabato prossimo si terrà un evento politico proprio là. Continua, Felix. Il caso vuole che un ospite della serata, il senatore Jack McKenna, abbia le credenziali per il sito. Basterà un'immagine in alta risoluzione dei suoi occhi per superare lo scanner. Sto già lavorando a un piano. Dovremo imbucarci alla raccolta fondi, ottenere la foto che ci serve e tirare fuori Adler dal sito segreto prima che se ne accorgano. Un gioco da ragazzi. Non credete? La camera funziona. A volte mi sorprendo da solo. Serve che Ise devono ottenere la scansione. Vi state impegnando parecchio per tirare fuori Adler. Non dirlo a me. Riceviamo le immagini, Case, e ti sentiamo benissimo. Procedi pure. Ora stai entrando nel mio mondo, Case. O dovrei dire Jess Burke, fotoreporter del Washington Telegraph. Non dare nell'occhio. Passerai i controlli senza problemi. Non sono state qui, prego. Dentro hanno quasi finito, giusto per informarla. Prego. Buona continuazione. Ciao, me ne stavo giusto andando.
Non capisco cosa ci faccia tu qui, ma devi prestare molta attenzione. Langley ha messo su un team per dare la caccia a voi tre e non escludo che sia qui stasera. Se vi beccano, altro che sospensione, Livingston vi seppellirà letteralmente vivi. Le cose stanno così e basta. Che bello rivederti. Alla prossima. Attieniti al piano. Trova Seth. Eccoti. Raggiungimi al tavolo 14. Accomodati. Beh, che te ne pare? Sono la classica donna trofeo di un pezzo grosso. Il senatore è sul palco. Da un'occhiata con la fotocamera. Vedi l'uomo che parla con il governatore Clinton? Di ciao al senatore McKenna. Fai buon uso di quella fotocamera, Case. Eccolo. Stasera il senatore non fa interviste e non si muove senza le sue guardie del corpo. Dovremmo giocarcela con attenzione. Ecco, prendi qua. Ho studiato la situazione. Abbiamo varie opzioni per isolarlo, così potrai avvicinarti quanto basta per la scansione. A te la scelta. Se hai delle domande, questo è il momento. Ti aiuterò come posso. Pare che il senatore McKenna abbia guai in famiglia. Al suo arrivo ha litigato con la moglie. E quelli sono tutti sorrisi di circostanza. Lei è scappata e non gli ha più parlato. Ora sta affogando i suoi problemi al bar. Le daresti una spalla su cui piangere? È quello che voi definireste un risolutore. Risolve casini per una delle 5 famiglie di New York. In passato ho lavorato per lui. È da quando sono arrivata che osserva il senatore. In modo piuttosto ostile. Potresti scoprire perché e fare un accordo vantaggioso per entrambi. Quando è arrivato un cameriere gli ha dato un biglietto. Ha messo il senatore McKenna di pessimo umore. L'ha cartocciato e lo ha messo in tasca prima di consegnare il cappotto. Se recuperassimo quel biglietto, sono sicura che potremmo usarlo a nostro vantaggio. Questo è il tuo momento, Jess Burke. Foriero di salvezza. Ma il papà non dice qualcosa di simile ogni anno? Una specifica formazione professionale. Sì, ma ammetti che è un po' diverso quando sei in Piazza San Diego. Qui fanno un ottimo fashion. Preferisco un white Russian. Troppo controverso. Fammene un altro. Oh, un giornalista. Non le hanno detto che io e mio marito non facciamo foto né interviste? Non sono la badante di mio marito, né la sua segretaria. Sono sua moglie, cosa che in tutta onestà lui tende spesso a dimenticare.
Sì, e come? Ma se avesse davvero qualcosa di compromettente, non sarebbe qui a importunarmi. Se vuole parlare con mio marito, lo troverà a fissare un paio di belle tette. Sarà nella sala d'aste. La sua assistente prima era lì. Potremmo arrivare a McKenna tramite l'assistente. Niente in contrario. Quella è Anne Johansson. Non è il mio tipo, ma posso capire l'interesse del senatore. Case, sono qui. Quella con i piccioni sulla scalinata. Stai sorrendo. È quella che preferisco. Dovresti ragionarci. Non più di artisti come Cartier Bresson. Dovresti usare il microfono di quella fotocamera. Fingi di scattare delle foto. Fotografia moderna non ha un... Laggiù, l'assistente del senatore. È impegnata in una conversazione molto seria con il suo amico misterioso. L'audio è pulito. Mantieni l'inquadratura. Diventerà rischioso. Lascia stare il rischio. Conta solo la ricompensa. Avremo i suoi soldi. Aspettiamo le lezioni e vedrai che riusciremo a spremerlo ancora di più. E tu credimi se ti dico che sua moglie sa di me. Ci sono un sacco di soldi. Senti, se gli diciamo del nastro stasera, andrà nel panico, pagherà e basta. Se invece aspettiamo, non vedremo un soldo. Fidati. Tieni, è la ricevuta del parcheggiatore. Prendi il nastro dall'auto. Va bene, ci metterò pochi minuti. Un ricatto a luci rosse. I classici non tramontano mai. Con quel nastro avremo McKenna in pugno. Prendi la ricevuta e le chiavi dell'auto, poi metti le mani sul nastro. Va, tengo d'occhio la ragazza. Lo scopo del primo emendamento è proteggere dalla censura governativa. Procurati la ricevuta e consegnala al parcheggiatore là fuori. Come posso entrarci se non mi fanno giocare? Quest'area è vietata. Siamo in recessione. Una cosa che succede. Tanto sta per cambiare tutto. Ricevuta? Stasera si gela. Guai a restare là fuori troppo a lungo. Ecco a lei, signore. Non ti resta che trovare l'auto giusta.
chiave elettronica, forse puoi far suonare il clacson. Ehi, che cazzo fai alla mia macchina? Ehi, agenti della CIA diretti verso di te. Nasconditi e porta il nastro alla moglie del senatore. Auguri con la scansione retinica. Io esco di scena per un cambio d'abito. Me ne fai un altro? Ancora lei? Cosa vuole? Sul serio? Immagino sia un gesto di buon cuore il suo. Allora, posso sapere che cosa vuole in cambio? Nient'altro che questo? Mi dia qualche minuto. Può tenere occupata la signorina Johansson fino al mio ritorno? Con permesso. Sembra caccia di moda per te. Spiacente. Non spenderei mai $60,000 per questo. Che c'è? Il senatore non rilascerà dichiarazioni. E a partire da... adesso? Sono fuori servizio, perciò veda di girare al largo. Se pensare a far carriera è un crimine, mi dichiaro colpevole. È un'accusa senza fondamento. Tu non sei un cazzo. Ti inventi le cose per farci dei titoloni, pezzente. Sono tutte balle. Te la vedrai col mio avvocato. Oh, fossi in lei, non tirerei in ballo gli avvocati. Signorina Johansson. Miriam, credimi, io non avrei mai divulgato quel video. Era solo un raggiro per fare un po' di soldi. Niente di personale. In politica diventa tutto personale. Pensi che non sappia cosa succede in casa mia? Può sembrarti impossibile, ma giuro che ho un profondo rispetto per te e tuo marito. Mio marito, Dio lo salvi, è un idiota, ma ottiene voti. Il che lo rende un idiota utile. Tu, al contrario... Au! Che cazzo fai? Miriam, ti prego, non... Non fare cosa, cara. Jason, stronza. La signorina Johansson ha alzato il gomito. Accompagnala all'uscita. Inquadra lo Quanto di fronte. A lei... Gli affari sono affari. Ok, sono qui. Di che si tratta? Ho sistemato un altro dei tuoi casini, come sempre. Purtroppo ti servirà una nuova assistente. Stavolta un bel giovanotto, magari? Avrei potuto gestirla io. Ho promesso una foto a questa persona, se non ti dispiace... Ingrandisci un po'. È tutto, caro. Puoi andare. Grazie per la sua peculiare solerzia investigativa. La prego, si goda il resto della serata. E metta pure i suoi drink sul conto di mio marito. Ottima scansione. Ben fatto, Case. Ora raggiungi il tetto. È così che raggiungeremo Adler. Ti ho segnato la scala per il tetto. Guarda la mappa.
La sala di manutenzione sul tetto è il tuo punto d'accesso al pozzo dell'ascensore interdetto. Scendi di là, ti porterà giù fino al sito segreto. Alla fine le azioni contano più delle parole. Guarda cosa è uscito. Qui non si può passare, grazie per la collaborazione. Succede? Cerca il negozio nell'angolo sud-ovest della sala principale. Dal retro si accede al tetto. Sono guardie giurate sul tetto. Lasciali stare, fanno solo il loro lavoro. Io e Marshall ti aspetteremo nella sala di manutenzione. Arrivato sul tetto, cerca una scala fissa. Ricorda cosa ha detto Marshall. Non farti vedere. Non farmi pensare al Monroe. Non mangio dalle quattro. A chi lo dici? Sta giù. Resta nell'ombra.
Sei arrivato o no nella sala di manutenzione? Siamo quasi. Nella sala di manutenzione troverai un portello a parete. Si affaccia sul pozzo dell'ascensore. Alza le mani, lentamente. Un 10-14 in R1, chiedo rinforzi. E così può bastare, non un altro passo. C'è qualche problema? Io ho appena trovato... Lasciate fare a me. È un colpo basso. Non voglio correre rischi. 10-23, rinforzi in arrivo. 10-22, sistemato. Ricevuto. Il borsone è per te. È meglio che ti equipaggi. Di guardia finché non mi contattate. Vogliamo sbrigarci o no? Rapidi e puliti, indolore. Entriamo, prendiamo Adler, usciamo. Andiamo. Niente ripensamenti. Usa lo scanner. Ho modificato l'immagine infrarossa per evidenziare i capillari della retina del senatore. La risoluzione dovrebbe bastare. Oh, merda. Decidiamo come ingaggiare. Controllerò da quella stanza della sicurezza. Se vuoi un approccio diretto, ti copro le spalle. Decidi tu, Case. Brutte notizie. Bersagli multipli con ostaggi. Attenzione. Spara! Vengo da te!
qua nella stanza a sinistra. Per arrivare dall'altra parte, condotti di manutenzione, tubature, vedi tu. Bella grossa. E dall'altra parte c'è Adler. Felix, sicuro che basta friggere la centralina per aprirla? Se gli schemi sono esatti, sì. Vediamo se il tuo giocattolo funziona davvero. Schiera quella bomba su ruote. Hai aggiunto altra roba a quella macchina? Ci ho installato un taser a corto raggio. Non è potentissimo, ma arriva a stordire. Kate, guarda, Adler, nella cella. Quanto tempo gli serve ancora? Non lo so, ma sta succedendo qualcosa. Cos'è stato? Forse ci sono i topi qua giù. Qualcosa non fa. Capito. Confermo. Vedi come sta? Se trovi qualcosa, fammi sapere. La centralina è sul muro più lontano, a destra della porta. Cerca una luce rossa. Ci hanno beccati, fa presto. Ingaggio! Trova un riparo. Oh, ho colpito! Cos'è stato? Forse ci sono i topi qua giù. Ostile, qui!
La centralina è sul muro più lontano a destra della porta. Cerca una luce rossa. Il vecchio sei prezioso. Spero sia vero. Sev, ho l'obiettivo. Bene, adesso uscite. In fretta. Quassù abbiamo dei guastafeste. Bene. Sei pronto? Ora sì. Pantheon sta attaccando Capitol Station. Cercano voi. E adesso? Il pozzo dell'ascensore è l'unica uscita. Lassù abbiamo rinforzi ad aspettarci. Quello che cazzo è? Chi diavolo? Sta lanciando trappole. Cazzo è? Chi diavolo è? Un soldato d'elite sta lanciando Thank you.
Sono progressi. Nel portello di servizio. Andate prima voi. Io vi do una mano. Prima tu, Adler. Tu, Case. Più facile scendere. Ecco. Siamo quasi fuori. Attenzione! Adler! Piano A. Salire. Prendiamo la panoramica. Diamoci una mossa. Dicevate di avere rinforzi. Chi può essere tanto pazzo da seguirvi in una simile follia? Bravi e onesti cittadini. Come no? Contatto. Ecco le scale, gente. Teniamo gli occhi ben aperti. Dopo di te, Case. Sul posto sono appena arrivati tutti gli sbirri di DC. Provate l'uscita est, forse è libera. Ci vediamo là. Attenzione, abbiamo compagnia. Thank you.
Avanti! Come procede? Vado, secondo te? Noi siamo pronti a uscire, che si fa? Niente, la polizia ha circondato tutto, non possiamo arrivare. Porca puttana! Avete visto la grande fuga? Sì, è andata male. Ce la faremo. Se non possiamo batterli, li semineremo. Monta su! Proprio così, eh? Proprio così. Questo vi capita spesso di farlo? No, ma non vedo alternative migliori. In più sto finendo i proiettili. Prepararsi! Pantheon, ore 10! Toglili di mezzo! Parlarlo. Non c'entriamo. Troy. Sono entrati prima che varcassimo la porta. Hanno spaccato tutto. Cazzo, Troy, parli di Capitol Station. Ci andranno di mezzo tutti. Che diavolo è successo? Abbiamo liberato Adler. Avete liberato Russell Adler da un sito segreto della CIA? Siete fuori di testa! C'è sotto qualcosa, Jane. Qualcosa di grosso. Ok, Adler aveva... Ha ragione. La CIA è compromessa. Sicuro che la talpa non sia Adler? No, ma i tizi che hanno attaccato il sito. Non erano suoi amici. Quali tizi? Era Pantheon. Lo stesso gruppo sbucato fuori dal nulla in Kuwait. Non potevano sapere del sito segreto senza una soffiata di qualcuno della CIA. Qualcuno molto in alto. Intendi Livingston? Forse. Ascolta, Troy. Vi incolperanno dell'attacco, tutti voi. Woods, Case, Adler, siete sulla lista dell'Interpol. Vi stanno già cercando. Sì, hai reso l'idea. Posso aiutarvi? No, non voglio trascinarti con noi nel fango. Risparmiami le cazzate da principe azzurro, Troy. Se vuoi aiutare, continua a scavare. Indaga su Livingston. Vedrò cosa posso fare. Grazie. Ehi, Jane. Sì? Non fidarti di nessuno.